Se volete incontrare un vero santone, potete andare in India. Oppure venire qui, a Casal Umbroso, periferia di Roma, subito fuori il raccordo anulare. Lui è Baba Yogi Krishnanath Ogarpir e lo incontriamo una mattina insieme a sua moglie Gauri Nath mentre scaccia gli spiriti che popolano la notte. Frida, relax. E il santone di Casal Umbroso è venerato come un dio. L'80% sono indiani. Quando vedo a Babaji, come visto a Dio. Ma non solo. Vengono pure parecchi zingari. Ci porta fortuna, papà. Ma la cosa veramente incredibile è che questo guru, un tempo, era questo bambino qui. Si chiamava Alessandro Pace ed era il figlio di un commercialista benestante di Roma. E la sua era una vita normalissima. O quasi. Da piccolo c'avevo queste tendenze mistiche. Allora facevo dei sogni strani, no? Crescendo, quella vita comincia a non bastargli più. L'educazione cattolica, capito? E mi avevano messo tutte quante queste paure, no? Di tabù. Neanche nasci subito e dicono che sei in peccato mortale, che devi soffrire. Ma di che? Per sfuggire a questi tabù non gli resta che andar via. Sono gli anni 70. La prima volta che sono partito dall'India avevo 18 anni. E in India comincia da subito un percorso di rinunce. Ho perso l'identità. Non ero più quell'Alessandro che ero una volta, no? Si isola, digiuna, vive in una grotta per anni. Perché attraverso l'austerità poi ti vengono i poteri. Ed è grazie a queste rinunce che oggi Alessandro Pace è a tutti gli effetti un sadhu, un santo eremita. Ma cosa fa un sadhu tutto il giorno a Casal Umbroso? Prende un altro legno. Prima cosa, tiene sempre acceso il fuoco sacro, il Duni. Dio in questo modo è visibile. Se viene un ignorante qua di Roma, arriva qua e pensa che fate il barbecue. Ci facciamo le salsicce, la bacchio. Secondo, fa offerte agli dèi. E solo il sadhu conosce il modo per farlo. Per Shiva, la cosa che più gli piace è la marijuana. Terzo, intercede H24 con le divinità per far avverare le preghiere dei fedeli. Una coppia in Rajasthan, loro sposati da 10 anni, niente figli. Vengono qua, fanno la puja, subito dopo un po' lei rimane incinta. Allora, quelli là, verso a me, come mi vedono? Mi vedono. Si prostrano, le parole sono inutili, loro vedono quello che è successo, inutile che gli vada a raccontare barzellette. Bam Shiva! Anche perché se fossero barzellette il guru non avrebbe dei discepoli. C'è Balak, il nuovo arrivato, ma oggi c'è anche Manohar, un discepolo della prima ora. Lore! Che adesso è Baba pure lui, ma che prima di intraprendere il cammino spirituale faceva il manovale a Milano e dunque ha avuto l'onore di intonacare il nuovo tempio in costruzione. Allora, questo tempio era tutto grezzo come qua. Questo è Manohar, è lui che ha lisciato tutto il pavimento. Sono quasi 5 anni che abbiamo iniziato. Il problema è che qua in Italia, specialmente a Roma, si fanno delle leggi che ti levano tutti i soldi, appena ti muovi a fare una cosa devi pagare in nero. Insomma, voglio dire come ladrona, però ha dovuto pagare anche un po' a umma umma. Altro che giungla, questa è la vera giungla. Poi nel karma vedrai che mazzate che pieranno in futuro. Poi arriverà qualche tegolone. E oggi i due Baba hanno una missione importante da compiere nel mondo esterno. Tutto il mondo esterno è una nostra proiezione. Ottenere una carta d'identità. È un sogno, non esiste niente. Fuori dal cancello non esiste niente. Dal momento in cui metto io vado fuori, mi dovrà portare come arrivano le bollette, quella e quell'altra. Ma sarà 5 euro. Ci stanno delle persone che mi vedono e si mettono paura. Che le persone pure del cammino per strada si avvicinano. Mi vedono come un santo. Sono più di 20 anni che faccio ogni mese l'offerta al fuoco per la pace mondiale. Le altre persone comuni, nessuno lo fa. Voi vivete bene, state bene, perché c'è stato un lavoro fatto da noi. Perché non è successo mai niente in Italia? Grazie a me.
affrontare la società, devi essere un guerriero. Per diventare santo ho dovuto combattere forte, proprio fisico, perché i demoni mi hanno attaccato in modi tremendi. I demoni che ci attaccano sono tutti i cattivi pensieri che ti vengono in mente. Che cosa ti fa rinunciare alla vita spirituale? Gli attaccamenti che c'hai verso il figlio, verso la moglie, verso la casa, verso i parenti, no? Ma alle volte rinunciare a questi attaccamenti porta a delle conseguenze. Pure i pasticcini, che bello. Quando sono tornato nel 74, stavo del terreno, ho fatto il Duni e ho trovato una compagna. Ci siamo sposati, abbiamo fatto la festa e poi è nato Ram. Sopra. E poi dopo si ritrasforma. Che carino, sta bene? Bamba. Bellissimi. È nato Ram, però lei, siccome era uno molto intelligente, no? Ha studiato psichiatria, no? Allora lei si doveva realizzare in qualche modo. Allora mi ha mollato il ragazzino a me, capito? Ha preso e se n'è andata. Se n'è andata a fare le sue esperienze con Ronan Legge a Londra, cose. Il Ram da piccolo, da quando aveva 8 mesi, me l'ho cresciuto io. Per 10 anni, diciamo, forse di meno, ho accettato il lavoro di mio padre. Allora la mattina facevo tutta la Puglia, sempre così, poi mi vestivo in borghese come te, prendevo la macchina, andavo in ufficio. Ho tenuto duro finché mio figlio c'aveva un'età. E poi l'ho detto a mio padre, guarda, lascio tutto. E sono partito, sono andato in India. Il giorno della sua partenza, io avevo 16 anni. Poi dicevo, vabbè, sono passati 6 mesi, tornerà. Ciao Ram. È passato un anno, tornerà. Ciao Ram. Quando ho realizzato mio padre non sarebbe tornato, c'era un suo autoritratto. Ricordo, camminavo per le scale, ho visto questo suo autoritratto, l'ho preso, l'ho lanciato e lo spaccavo. Vedi quelle immagini là, quelle là? Era una spiaggia delle Hawaii. E ora pure Shiva. Quello che montava in me era rabbia, perché ho sentito tradito il mio amore, l'ho sentito tradito. E poi tanta solitudine, perché quando hai 18-19 anni sei comunque ancora un bambino, sei poco più di un bambino. Uno pensa che è troppo egoistico fare certe, abbandonare la famiglia, andare a fare l'eremita, no? Se fai una scelta la devi fare, o la fai completa, oppure non puoi fare, capito, metà e metà. Non si può. Andiamo. Ciao.